Buonasera, commissario. Buonasera, signorina. Mi dica. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Che avete fatto, sti cretini? Mo, che se so che di una mai. Se vuoi confessare. Che vuoi? Voglio sapere solo chi ha ucciso il nostro commissario. Sei tu, stile! Sei tu! Ma lo voglio sapere io! Ma tu che cazzo sei? Hai detto con le chiese tu chi ti passi là? È un virus mentale. Sei proprio un pezzo di merda. Sei impazzita? Adesso sono io, il commissario. Amati, signorina, venga avanti. Buonasera. Di che cosa mi vuole denunciare? Dovrei fare una denuncia per mio marito. Le ha dato molestie, ha fatto qualche... Mi ha lasciata. Perché cosa? Non lo so, mi ha lasciata mentre cucinavo. Dove l'ha lasciata? Mi ha appena lasciata a casa. E il motivo? Per una russa. Ah. Per una russa. Per una russa. Devo denunciare mio marito. Mio ex marito. Mi ha lasciata a casa e io stavo cucinando, stavo facendo la pasta al forno, che me l'ha chiesta lui, e mi ha lasciato. Senza dirmi niente, mi ha detto che mi lasciava per questa russa. Vi ha fatto violenza? E certo, è una violenza psicologica. È successo di tutto, ti devo parlare. Lo sai che il primo commissario è morto. Ancora con questa storia? Non è una violenza psicologica, è un virus mentale. Certo, è una violenza psicologica. Questo è un commissariato, signorina, non è una psichiatria. E qui, infatti è qui che devo denunciare mio marito, mica in manicomio. E quindi ora c'è il nuovo commissario. E c'è il nuovo commissario che mi rompe i coglioni di più di quello che stava prima. Mi ha trovato con lo cazzo del giornale addirittura e mi è venuto a rompere i coglioni apposta perché tenevo sto cazzo di giornale. Ma tu non gli hai fatto, cioè non gli hai detto che mi conosce, non hai detto niente. No. Dovevi subito invece intervenire, secondo me. Non si possono fare queste cose così, insomma, non è che uno interviene così senza un minimo di cognizione di tempo, di spazi. Il killer del peperoncino. Penso che sia una stronzata, anzi non penso, sicuramente. Che è, cosa? Sì, c'è questo killer del peperoncino che sembra che uccida. Insomma, è un pericolo serio. Sei un supereroe. Sembra un supereroe, ma è solo una mai sentito, una visione. Mai sentito una visione mentale. Mai sentito nominare. E c'è sta buttabari che ci stanno a fare sta crema sopra questa invenzione. Dice che appartiene alla massoneria, sì. Alla P2, Aldo, alla Madame Tussa. Qua tra il killer del peperoncino che se lo sono inventato, il commissario che è morto. Ti volevo dire le storie delle cose come stanno, insomma, queste ultime cose, visto che sei stato fuori, tenerti al corrente, come ti devo dire. Lasciarti un giornale. Vabbè, ma in sostanza di che cosa hai bisogno, scusa? Protezione ti serve? Guarda, Anartico, cioè, se stai cercando protezione, credimi, hai fatto la scelta giusta. Hai fatto la scelta giusta perché non solo io posso proteggerti come Dio comanda, ma anche perché secondo l'ultimo protocollo che c'è stato del partito, con Lenin ancora in vita, voglio dire, noi siamo super protetti, quindi non... Ma tu chi cazzo sei? Va bene, ma te lo devo ripetere di nuovo. John Duro. Hai scelto la persona giusta. Profeta, ti stavo aspettando. La città è corrotta, stai sentendo le voci. Il male è ovunque. Qualcosa sta per succedere qua. A Bari si sta muovendo qualcosa di grosso. Il teschio magico non c'è più. E quindi ti senti indebolito dai tuoi poteri? E tu dai il potere a un teschio magico. Ti rappresenta un teschio che appartiene alla morte. Quale costruzione può avere la morte? Quale? Rispondi.
E perché definisci un teschio magico? Domanda, rispondi. Perché quello ci dava... Un teschio è la morte. Era il fluido. Nella morte non c'è magia. Abbiamo perso tutto, profeta. Abbiamo perso tutto. Solo tu ci puoi aiutare. Jezachele, una regina di Israele che il re israeliano sposò, fece uccidere 500 profeti e poi disse ad Elia: scappa, perché tanto i miei arcieri, gli arcieri di Israele, ti prenderanno e ti uccideranno. Capito?